Prima conferenza stampa prepartita di questa stagione sportiva 2020-2021 in casa Bitonto. Dopo una lunga sosta e un'estate sicuramente non facile, si torna in campo. Domani allo stadio Città degli Ulivi c'è la sfida, prima giornata di campionato del Girone H di Serie D contro la Fidelisandria, e per questa prima conferenza stampa della stagione, dopo appunto una lunga sosta, una lunga pausa, l'ultima gara del 1° marzo, abbiamo qui con noi mister Nicola Ragno e Riccardo Lattanzio, che è anche ufficialmente, lo possiamo comunicare a tutti, il nuovo capitano del Bitonto Calcio. Partiamo con le domande, parto io con mister Nicola Ragno. Mister, 8 giorni fa la presentazione allo stadio Città degli Ulivi di Bitonto, la presentazione di, per questa nuova avventura, la tua seconda a Bitonto. Forse 9 giorni fa il tuo primo allenamento. In 9 giorni una squadra costruita praticamente dal nulla e che domani scende in campo. Saranno stati sicuramente 8 giorni non facili, se ce li vuoi brevemente descrivere. Bah, 9 giorni fa, quando sono partito con tutto lo staff, avevamo a disposizione soltanto qualche riconfermato lo scorso anno tra under e over, erano pochi, mi sembra 4-5 giocatori. E poi c'erano tantissime trattative che dovevamo ancora portare a termine. È chiaro che in questi 7-8 giorni abbiamo lavorato tanto, ma tanto, perché dovevamo portare giocatori importanti sia come over e sia come under. Quindi siamo stati 24 su 24 giornalmente, diciamo, nei primi giorni sono arrivati pochi giocatori in quanto le trattative erano un po' anche complicate, diciamo francamente. Negli ultimi 4-5 giorni, dove è iniziato il vero e proprio ritiro di questa squadra, perché noi chiaramente stiamo ancora in ritiro, in questi 4-5 giorni sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il tasso qualitativo della squadra. E quindi domani noi siamo ancora in questa prima fase di preparazione e affrontiamo con quello che abbiamo in mente, di quello che abbiamo fatto in questi giorni, affrontiamo una squadra che è stata allestita per un ottimo campionato. Però noi ci siamo prefissati di guardare più noi stessi in casa nostra che in casa degli altri, e quello che si è fatto in questi 4 giorni cercheremo di metterlo in atto domani nella prima partita. Mister, come si organizza un campionato, una stagione e un esordio dal nulla in appena 8 giorni? Quali corde ha dovuto toccare mister Nicola Ragno? Sicuramente è una delle esperienze, almeno in partenza, non tra le più facili della tua lunga carriera. Ma questo è il 25° anno che alleno, però non mi è mai capitato questa situazione. È capitata in un'altra situazione di partire sì in ritardo, però avevamo un mese disponibile per poter affrontare la prima partita di Coppa Italia. Mi riferisco al campionato di Biceglie, dove le difficoltà, anche partendo dopo un mese, le abbiamo avute, però poi dopo la squadra, una volta che ha avuto un suo equilibrio, alla fine, alla lunga, abbiamo vinto anche il campionato facendo una grandissima rincorsa. Adesso è un'altra situazione ancora più difficoltosa, ma difficoltosa di tempi. Per il resto io penso che alla lunga, nel momento in cui uno lavora, il lavoro paga sempre, quindi stiamo lavorando tanto, ma nello stesso tempo dobbiamo anche centellinare un po' tutte le situazioni, sia fisiche sia anche tattiche. È chiaro che quando non metteremo la tattica o la fisicità, cercheremo di mettere più che altro il cuore per quello che possiamo fare. Però ripeto, in questi 4 giorni abbiamo lavorato bene con tutto il gruppo a disposizione, e domani metteremo una formazione che sia in grado di fronteggiare questa squadra che, appunto, ripeto, ha un obiettivo importante, perché è stata costruita per poter arrivare nei playoff, nelle prime 5-6 posizioni. È chiaro che dovevamo, nel frattempo abbiamo anche valutato tanti giocatori sia under che over, e in questi 4-5 giorni, cercando un po' di essere organizzati al massimo, abbiamo cercato un attimo di toccare qualche punto sia tattico sia fisico. E niente, domani, ripeto, entreremo con la convinzione
appunto di quello che si è fatto e di fronteggiare quest'Andria dalle grandi ambizioni. Sarà una partita speciale sicuramente, sia perché indosserà per la prima volta la fascia di capitano domani Riccardo Lattanzio, sarà una partita speciale perché affronterà appunto la squadra della sua città. Tu Riccardo sei uno di quei 4-5 riconfermati della scorsa stagione che ha chiamato, si è fatto trovare pronto all'appello di mister Nicola Ragno e nonostante tante offerte ricevute quest'estate hai deciso ad ogni modo di continuare la tua avventura diventando neanche poi un po' l'uomo simbolo essendo protagonista della campagna abbonamenti. Sicuramente un'estate non facile Riccardo, però finalmente si torna in campo. Sì, vabbè, innanzitutto comunque devo ringraziare innanzitutto la società e la famiglia Rossiello che mi ha dato la possibilità di continuare. Pur naturalmente la riconferma del mister pure, perché comunque se il mister decideva di prendere qualche altro giocatore, quindi magari non sarei rimasto neanche qui. Quindi partiamo dalle due basi che sono molto importanti. Poi che dire, affrontare l'Andria, ormai sono già 2 anni che affronto l'Andria, spero di continuare a dare quello che ho fatto anche negli anni passati, di dare continuità a questa città. Sono orgoglioso diciamo di indossare la fascia e spero di dare il massimo perché quest'anno sarà un campionato diverso dall'anno scorso. Faccio anche a te rapidamente la stessa domanda che ho rivolto già a mister Nicola Ragno. Come si prepara per un giocatore? Abbiamo sentito il punto di vista chiaramente dell'allenatore, ma un giocatore come si prepara mentalmente e fisicamente in così pochi giorni ad un campionato lungo e faticoso come poi quello della Serie D e in particolare il girone A? Ma c'è da dire che comunque, come ha già detto il mister prima, la squadra è stata fatta in 4-5 giorni, diciamo. Non è ancora completata, vabbè, questo deciderà il mister e il direttore, per gli altri acquisti ma non lo so se arriveranno altri, però diciamo dobbiamo cercare di dare il massimo. Stiamo provando qualcosina, non sarà facile perché abbiamo bisogno di tempo, però la cosa importante è dare tutto, quindi cercare di fare veramente quel poco che abbiamo provato e dare tanto per questa maglia. Allora passiamo alle domande dei colleghi giornalisti. Abbiamo qui con noi, che ci ha raggiunto, Mario Romano per Tata Sport. Mister, ma fa una domanda al mister. Come si è una squadra storicamente insomma ostica per i nostri colori, con un mister Panarelli che comunque conosce anche molto, molto bene la categoria, che come si prepara questa partita qua, specialmente dopo aver neanche una settimana di preparazione? Ma noi, come ho detto prima, noi abbiamo cercato innanzitutto di guardare in casa nostra in questa settimana, perché dovevamo capire chi era disponibile sia ufficialmente come tesserato dal Bitonto e sia capire anche a livello fisico un po' parlando con i singoli in che situazioni affrontavamo questo tipo di situazioni dal primo giorno, da quando sono arrivato. Ripeto, io sono abituato a guardare anche in casa degli altri, a capire un po' chi sto affrontando per agevolare anche i miei giocatori, però questa settimana ci siamo guardati più ripeto in casa nostra, abbiamo visto, abbiamo capito giornalmente di chi dovevamo aver bisogno e poi giornalmente abbiamo preparato questa partita, chiaramente toccando un po' tutti i punti che sono diciamo le due fasi, sia difensiva che offensiva, e soprattutto anche il discorso delle palline attive. È chiaro che la preparazione non è simile ad una preparazione quando uno inizia dall'inizio, però ripeto, ho trovato soprattutto un gruppo di ragazzi professionisti
che si sono messi a disposizione già dal primo giorno, e questa è una cosa fondamentale per far sì che poi i risultati arrivano. Però ripeto, ho un gruppo disponibile per domani, non saremo al completo, però un gruppo che chi scenderà in campo darà il massimo per poter portare a termine sempre il discorso dei tre punti, perché poi dobbiamo sopperire a qualche situazione con, ripeto, con la voglia di voler far bene per tutti i 90 minuti. Luca Guerra, Telesveva. Buonasera, domanda, perché il mister ha già la postazione del microfono, per Riccardo Lattanzio. Ci eravamo visti nel discorso, mister, lei disse: ci ho pensato pochissimo ad accettare la proposta del Bitonto. Vorrei chiederle, ecco, dopo una settimana di lavoro, quali sono le sensazioni in realtà, e soprattutto tracciando una percentuale dal punto di vista fisico, i ragazzi che ha a disposizione, a che punto sono? Ma confermo quello che ho detto la settimana scorsa, nel senso che ho un presidente che ha ambizione, quindi questo è una cosa che ci accomuna un po', perché io sono molto ambizioso, voglio continuare a far bene nella mia carriera anche personale, professionale, e quindi questa possibilità me l'ha data il presidente, quindi questa è stata forse la scintilla che mi ha fatto pendere un po', scendere un po' la mia scelta sul discorso di accettare il Bitonto Calcio. Come anche sono convinto, sapevo anche della situazione attuale, nel senso che, sai, c'era la delusione dopo questa mancata iscrizione nella Lega Pro, e quindi però oramai nel calcio ci sono tante situazioni che bisogna affrontare, quindi se non trovi una ne trovi un'altra. L'entusiasmo si è ricreato. Presidente, quando lo senti è entusiasta dopo questa, diciamo, delusione che ha ricevuto dalla mancata Lega Pro, però ripeto, stiamo costruendo una squadra competitiva con giocatori importanti che sono arrivati, ne arriveranno altri la settimana prossima, e quindi penso che con il lavoro alla lunga, sono convinto che con il lavoro cercheremo di raggiungere quell'obiettivo che il nostro presidente si è prefissato. Per quanto riguarda il livello fisico, stiamo facendo le preparazioni singole su ogni, abbiamo valutato ogni giocatore, e domani metteremo quelli che sono al meglio della condizione fisica. Okay, grazie. Se posso, a Riccardo, ciao Luca. Chiedo dal punto di vista emotivo, oltre che tecnico, sei stato scelto tra i riconfermati, ci si aspetta evidentemente che tu sia un leader non solo tecnico ma anche morale, una guida per il gruppo, sei uno dei pochi che conosce tanto bene l'ambiente, quindi come ti senti a dover ricoprire anche questo ruolo? Sì, vabbè, innanzitutto ci sono tanti giocatori che sono leader anche senza fascia, quindi sicuramente mi daranno una mano anche i ragazzi come Genchi, Sirri, adesso Di Cecco, ci sono tanti altri giocatori che comunque mi possono dare una mano. La scelta del capitano, ripeto, sono molto contento e spero di ricoprirlo e farlo bene, come ho sempre fatto da calciatore. Allora, se non ci sono domande, io andrei verso la conclusione di questa prima conferenza stampa della stagione, tre partite chiaramente, ringraziando sia mister Nicola Ragno che Riccardo Lattanzio. Grazie a voi. Ricordiamo l'appuntamento di domani, ore 15, Stadio Città degli Olivi di Bitonto, per Bitonto Fidelisandria, prima giornata del campionato di Serie D Girone H. Si giocherà a porte chiuse per via appunto delle disposizioni in materia di contrasto all'emergenza Covid-19, però si torna finalmente a giocare, e questo è sicuramente un successo per tutti noi che amiamo questo bellissimo sport. Approfitto per ricordare anche che non sono previste dirette televisive della partita, quindi invito i tifosi del Bitonto a non ossessionarci sulla pagina Facebook richiedendo appunto la diretta televisiva del match. Ricordo anche che domani mattina saranno ufficializzate tutte le novità di mercato per quanto riguarda il Bitonto Calcio, e concludiamo mostrando anche quella che sarà la maglia ufficiale del Bitonto Calcio per la stagione 2020-2021 con lo sponsor tecnico di RA.
sconfitto. Fronte. Non è un caso, il 10 potrebbe essere proprio di Riccardo Lattanzo. Vedremo. Grazie e buona serata a tutti.